Ramire Por, siamo qui per commentare la 30ª edizione del Trofeo Viola, mi scuso, 30ª edizione di questa classica del motocross emiliano, con lo staff del Motoclub Viscoso, comandato da Stefano Dolci, ogni anno fanno diventare questa gara più bella. E quest'anno abbiamo un parco piloti assolutamente di primo livello, con Toccaceni Brian, con Mantovani, con Paolo Affanni, tutti piloti di uno spessore nazionale. Diamo il via della prima manche. Vediamo di questi bravissimi piloti chi sarà a prendere il livello. Mantovani seguito da Toccaceni, una scaletta che... E poi vediamo Isemmi, Parini Michael e Zanelli Nicolò, che corre quasi in casa essendo di Felini. Infatti vediamo anche il numero 101 fan di Paola, rientro alle gare, un bravissimo infortunio. Solo una certa miopia della federazione l'ha lasciato nella categoria agonisti, infatti il pilota che corre con due piastre nella schiena, fatto intanto però nelle prime posizioni Mantovani al primo posto, Toccaceni al secondo, Parini con lo squadra, Parini sempre tra i propri, seguito da un incredibile Zanelli, l'area di casa che fa davvero bene, perché vediamo infatti Mantovani in testa, sembra prendere qualche metro su Brian Toccaceni, pilota di San Marino della Honda. Intanto vediamo, incredibile, mi pare che al terzo posto ci sia Zanelli, seguito da Ragadini con la 125, pilota velocissimo, Ferrari, e Parini con lo Squarna. Parini ha un problema, è stato particolarmente sfortunato questo pilota, tantissime volte si è dovuto fermare anche per guasti banali la sua squadra. Bellissimo Toccaceni, spettacolarissimo Zanelli al terzo posto, pilota che 2 anni fa era nella categoria Omicross, pensate, 2 anni fa era un Omicross, adesso si permette di stare davanti degli agonisti. Zanelli seguito da Ragadini, velocissimo con KTM 125. Mantovani davanti, sembra avere la meglio su Toccaceni Brian. Toccaceni al secondo posto, Zanelli e Ragadini in duello. Ragadini che al numero 10 sulla maglia, al numero 706 sulla moto, molto, molto bello. Abbiamo già visto anche Ferrari del Motor Racing, altro pilota che nel regionale sempre in primo posto, spettacolarissimo il panettone di Viscoso, la pista che ha avuto altre migliorie, sempre Stefano Dolci non sta mai fermo, da questa pistina di 20 anni fa, 30 anni fa è riuscito a fare un tracciato ormai a dei livelli assoluti, livelli buonissimi, l'organizzazione poi ineccepibile. Vediamo intanto lo sbandieratore che incide, bellissimi questi salti di Toccaceni spettacolarissimo, sembra che sia tornato sotto a Mantovani, Toccaceni e Mantovani, soprattutto in questo 30ª edizione del Viola c'era davvero tanto pubblico, chiaramente non si vede qua perché non viene inquadrato, ma per una gara di questo genere si vede solo in parte, c'era veramente tanto pubblico, c'era addirittura lo staff della Vertex Pistons al completo per assistere a questa gara, che ha dato gusto una gara. È stato un po' di colore locale. Vince Toccaceni Brian, che è riuscito a passare Mantovani, bravissimi questi due ragazzi, tutti e due bravissimi. Honda contro KTM, Mantovani contro il bellissimo contesto sportivo, la motocross si usa. Intanto vediamo, questi sono doppiati. Ragadini. Ferrari che penso abbia avuto la meglio nelle ultimissime battute di uno stanco Zanelli. Comunque bravissimo questo pilota. Siamo al via della seconda manche della MX2, mi scuso, 30ª edizione del Trofeo Viola, giornata bellissima. Da spettatore posso dire che è stata una delle più belle gare WISP che io abbia visto negli ultimi anni. Parco partenti, piloti veramente bravissimi, non posso dimenticarmene qualcuno, ma Toccaceni, Mantovani, Parini, Zanelli, Ferrari, tutti i piloti che hanno dato, Versanelli, piloti che hanno dato davvero spettacolo.
Agadini Thomas, poi c'era questo Bertozzi che non conosco, questo pilota toscano veramente molto bravo, con la 125 anche lui. Intanto vediamo Zanelli ancora una volta nelle prime posizioni, Mantovani ancora in testa con buon margine, Toccaceri al secondo posto, Toccaceri però non molla, abbiamo visto un'altra manche, seguito Mantovani tutta la manche per sopravvivere agli ultimi giri. Ragadini al terzo posto, così mi pare, dice. Zanelli ha passato Parigi, Zanelli davanti a Parigi, Parigi è uno spettacolarissimo, Toccaceri dei piloti più votati, dice Parigi, un pilota quotatissimo a livello regionale. Oggi però Zanelli si è gelato in casa e lo sta tenendo dietro. Sempre Zanelli davanti a Parigi, non sembra avere vita facile mai con Nicolò. Toccaceri, pilota molto generoso, pilota di San Marino, pilota da, se non si cede niente, pilota del futuro assicurato, perché è veramente bravo, forse meno pulito, più incline all'errore rispetto a Mantovani, ma comunque un pilota molto veloce. Intanto vediamo il nostro bravissimo Giuliano che ci delizia di questo rallenti, bellissimo Toccaceri, fantastico in queste cose. Vediamo che lo sbandieratore si fa un po' prendere la mano. Zanelli e Parigi, duello che dura tutta la manche. Mantovani vince. Al secondo posto Toccaceri, un po' arrabbiato, pare sia caduto. Arrabbiato con la Suzuki. Ancora una volta si stringono la mano, molto bello. Bravi.